Benvenuti a questo video tutorial su come utilizzare il proprio sito promoter. Allora, direi di partire subito e ovviamente arriviamo subito all'home di Wix. Allora, innanzitutto è necessario che ogni promoter vada ad attivare un proprio account all'interno di Wix.com. È semplicissimo. A questo punto poi gira una mail con la mail che ha utilizzato per creare l'account e il suo codice promoter. Gli arriverà una mail direttamente da Regeneration, quindi di conseguenza da Wix, che gli chiederà di accettare questa mail, che di fatto gli permette di portare dentro al proprio sito la landing page che abbiamo preparato. Ok, direi di partire, perché quando apriamo di fatto i siti li scegliamo qui in questa finestra, da questa parte, i miei siti. Vado a selezionare quello giusto, in questo caso io l'ho chiamato Regeneration Promoter, poi ognuno di voi lo riceve come RS Promoter col suo numero di codice. Ecco che la prima azione che devo fare è la seguente, cioè aprire questa finestra che apre la tendina e vado su Modifica sito, quindi azioni sul sito, modifica sito. Proseguo e sono dentro, ovviamente, quando vado a digitare e a cliccare su modifica sito, sono dentro al sito selezionato. Questa è la landing, la parte alta della landing. Quindi in questo caso, visto che qui è tutto ok, devo scendere fino a dove trovo questa, appunto, parte del sito dove c'è scritto accedi, diventa promoter, collabora con noi. Cliccando mi si apre questa finestra modifica sito, modifica testo. Cliccando dentro a modifica testo, automaticamente io posso intervenire sul testo, appunto, di questa finestra. Quando mi si apre, appunto, modifica testo, clicco e evidenzio, in questo caso, accedi, diventa promoter, solo questa scritta. Perché? Perché di fianco avrò questa tendina e, avendo selezionato solo quella scritta, vado su questa catena, come potete vedere a destra, e la clicco due volte. Di fatto mi si apre questo indirizzo. Quindi entro nell'indirizzo e, come potete ben vedere, vado a verificare che il mio numero di codice sia corretto. Così, innanzitutto verificate che il referral del vostro contratto promoter sia corretto, sempre meglio farlo, ed eventualmente potete ovviamente creare una landing page a un vostro promoter. Questo sarà un altro tutorial che farò a breve, e quindi potete poi girare la landing page a un vostro nuovo promoter con, ovviamente, inserito qui il suo codice. Una volta che ho verificato, o nel caso di una creazione di un nuovo sito, inserito il codice del mio promoter, ovviamente chiudo questa finestra con fatto. Vado a cliccare su fatto. A questo punto, aspettate un secondo perché ho deciso di fermarsi il mio mouse, si è ripreso. A questo punto andiamo su salva. Quando facciamo delle modifiche è sempre corretto salvare. Trovate sempre in alto a destra questa finestra. Proseguiamo e a questo punto pubblica il sito. Quando vado a pubblicare il sito, trovo
questa nuova finestra che mi dice: congratulazioni, il tuo sito è stato pubblicato ed è live online. Visualizzo il sito, quindi clicco qui su questa parte e mi si visualizza il sito, o perlomeno, oltre a visualizzarsi il sito, vedete, posso andare a copiare il link, quindi evidenziare, fare copia del link. A questo punto, una volta che ho copiato il link, lo vado a salvare nel mio file e quello diventa il referral del mio sito con il mio codice promoter o di un mio collaboratore, quindi un mio promoter con il suo codice promoter. Bene, a questo punto proseguiamo. Perché? Perché c'è un'altra cosa importante che però dovete fare voi nel sito, così imparate anche a gestirlo, che è la seguente. Allora, proseguiamo e quindi se scendete nella parte finale della landing page, trovate, oltre ai social, che ovviamente sono i social dell'azienda, trovate, fermo restando che anche qui potete aggiungere la vostra pagina Facebook nella vostra landing page. Qui andiamo su evidenziare cliccando dentro appunto questa finestra e vedete che si evidenzia e c'è questo bottone impostazioni modulo. Se io lo vado a cliccare, così come vedete qui dalla freccia, quindi cliccando a questo punto su impostazioni modulo, mi si apre quest'altra finestra. La porto su impostazioni e vado a aprire notifiche mail. Quindi prima impostazioni e poi successivamente notifiche mail. A questo punto si apre la possibilità appunto di aggiungere la tua mail e se ne possono addirittura aggiungere due. Questo è il mio sito, quindi c'è la mia mail personale aziendale, poi ovviamente c'è quella di Regeneration aziendale. A questo punto devi cambiare le mail e ovviamente, come abbiamo detto prima, salvare ogni modifica. Questo cosa permetterà di fare al sito? Semplicemente quando una persona decide di compilare il modulo di contatto, arriverà direttamente a voi la mail del contatto e quindi potrete poi scrivergli, chiamarlo, insomma, fare tutte quelle azioni necessarie per far comprendere meglio quella che è l'opportunità che gli avete offerto attraverso la landing page. Bene, ovviamente prima di uscire salvate sempre qualsiasi nuova azione.